un tempo, quando ero giovane, mi piaceva correre sull'acqua. Con l'andare degli anni le mie passioni non sono cambiate, ma ho cominciato ad apprezzare anche un'altra tipologia di barche. Qui si naviga sempre in sicurezza e in tranquillità. È un'altra filosofia di andare per mare. Qualcuno la definisce slow motion, ma io preferisco dire che è un modo intelligente di navigare. I trawler sono barche fatte per portarvi ovunque, per compiere lunghe distanze, non dimenticando che se si scelgono andature in dislocamento, i consumi sono bassissimi. Per illustrarvi questa tipologia di imbarcazioni, sono a bordo del Crankey Eco Trawler 53 Long Distance. Stiamo per andare a provare le sue prestazioni, la tenuta di mare, il comfort, ma prima voglio mostrarvi qualcosa di molto importante. Qualche settimana fa siamo andati in cantiere per vedere come è cominciata la costruzione di questo yacht. Per realizzare la barca si parte dagli stampi, che sono le fondamenta. Da essi dipendono la robustezza, la sicurezza e l'estetica. Per questo Crankey si prende cura in modo maniacale degli stampi, conservandoli al riparo della polvere in ambienti a temperatura controllata. Non bisogna guardare solo la bellezza delle barche, ma scoprire se vengono costruite alla perfezione. La resina viene preparata e applicata in modo automatizzato, con controllo costante della quantità, della temperatura e del catalizzatore. Questa macchina è stata costruita apposta per Crankey e ne hanno una in ogni stabilimento. Alcune parti sono costruite invece con macchine manovrate manualmente. Un sistema automatizzato distribuisce la quantità di resina e di fibre esattamente come indicato nel manuale di costruzione. Nello stampo vengono stese le fibre di vetro e le resine per formare lo scafo, la coperta e gli altri elementi della costruzione. È importantissimo che il processo di catalisi della resina avvenga a temperature e umidità controllate e qui è presente un colossale impianto di condizionamento che crea le condizioni ideali. Pensate che in questo enorme ambiente l'aria viene cambiata 44 volte ogni ora affinché sia la più salubre possibile per i lavoratori. La costruzione prosegue poi con metodi che fanno di Crankey uno dei produttori di yacht più industrializzati al mondo. Così si ottengono qualità elevata e tempi, cioè costi, di produzione ridotti, a tutto vantaggio della clientela. Ora però è il momento di collaudarla. Come abbiamo visto, lo scafo è stato costruito in modo tecnicamente perfetto, ma è stato anche progettato bene. Osservate quanto hanno allungato la linea di galleggiamento a prua, grazie al dritto verticale. È una geometria che rende più stabile e più efficiente questo tipo di scafo. È un 53 piedi, è una barca abbastanza grande, ma si controlla bene grazie al joystick, il sistema di Volvo Penta inventato 10 anni fa, che ha consentito di cambiare praticamente la manovra di tutte le imbarcazioni. Si può ruotare sul posto, si può traslare lo scafo, si può fare ciò che si vuole e poi si possono aggiungere altri comandi come l'ancora elettronica che permette di tenere la barca ferma in una determinata posizione qualunque sia il vento o la corrente. Su questo modello abbiamo due unità Volvo Penta D6, sono motori da 435 cavalli, dotati di turbocompressore e compressore volumetrico, con 4 valvole per cilindro e iniezione Common Rail. Su questo yacht l'efficienza della carena e del sistema di propulsione si sommano ed ecco il risultato: 7 nodi e mezzo, 12 litri ora, 1,5 litri per miglio.
fantastico. In pratica, l'autonomia massima con il serbatoio di carburante pieno è di 1750 miglia, cioè potremmo circunnavigare l'Italia, compresa la Sicilia. La grande capacità dei serbatoi, del carburante e dell'acqua è un altro punto a vantaggio di questa imbarcazione. Ma se andassimo un po' più veloci? Non è un dislocante, sa anche planare. Guardate. ...14 nodi e siamo in planata. E i motori? Beh, sono a meno di 3000 giri minuto. E siccome il loro regime di crociera è di almeno 3200 giri minuto, possiamo accelerare ancora un po'. Ecco la massima velocità di crociera del Cranky Eco Trawler 53 Long Distance. 17 nodi e mezzo. Beh, per un trawler è un'ottima andatura di crociera e in questo momento stiamo consumando poco più di 100 litri ora, cioè circa 5,8 litri per ogni miglio. Una navetta come questa non deve necessariamente correre, ma se vogliamo possiamo farlo. Bene. Le eliche sono quelle giuste, perché i motori hanno raggiunto il regime massimo, 3600 giri minuto, e la velocità è di 23 nodi e mezzo. Perbacco, abbastanza veloce. Prestazioni sono elevate anche perché l'angolo di incidenza dello scafo è quello giusto per andare veloci, circa 4 gradi. Però se io dovessi scegliere la mia andatura ideale, beh, rallenterei un po' e procederei a circa 10 nodi. Ecco, circa 45 litri ora totali. Così si consuma come su un gommone con un piccolo fuoribordo. Questo modello è fatto esattamente come deve essere fatta una barca che ha anche la funzione di casa. Guardate gli esterni, c'è una terrazza piuttosto ampia, arriva sino allo specchio di poppa e si allarga sui fianchi per permettere di alloggiare il tender. Il prendisole è molto grande e la zona pranzo e la timoneria all'occorrenza possono essere protette con un tendalino. Qui si può preparare una grigliata. Davanti al frangivento si possono inserire i pannelli fotovoltaici per ricaricare le batterie lasciando i motori spenti. A poppa, nel pozzetto, si cena piacevolmente all'aperto. C'è un living anche a prua e per proteggersi dai raggi solari eventualmente si può montare il tendalino. Quest'area è magnifica in navigazione, da qui si gode appieno la sensazione di solcare il mare e questo divano regala momenti indimenticabili. Osservando la vastità della superficie vetrata, si comprende come anche gli interni debbano essere piacevoli da abitare. Entriamo. La cucina in questa posizione è comoda per pranzare all'esterno quanto all'interno. Il mobile giorno separa solo idealmente le due aree living, quella verso poppa con un lungo divano e quella accanto alla timoneria, organizzata con il tavolo da pranzo. La porta sul passavanti è fondamentale in caso di necessità durante le manovre. Sotto coperta sono possibili quattro diversi layout. L'area centrale del ponte inferiore, infatti, può essere arredata con un divano e uno scrittoio, oppure con una dinette, oppure con una cabina doppia, o ancora con una singola e un vano storage. La cabina armatoriale è di gran gusto, elegante, sobria e soprattutto spaziosa, ha un grande mobile contenitore, una zona beauty o scrittoio e una cabina armadi e naturalmente il bagno en suite
decisamente comodo. C'è un'altra matrimoniale per gli ospiti, è confortevole, non c'è che dire, ha quasi la stessa superficie dell'armatoriale. E guardate quanto è larga, quanto spazio di stivaggio. C'è un armadio e tantissimi cassetti e poi ha l'accesso diretto al bagno. Cranchi è un cantiere che ha investito moltissimo nell'industrializzazione, ha realizzato stabilimenti d'avanguardia con un'elevata efficienza produttiva che permettono però di dare spazio anche a qualche personalizzazione. Così accontenta due volte l'armatore, con i prezzi imbattibili della produzione di serie e con qualche possibile variazione sul tema. A San Giorgio di Nogaro, in Friuli, tra Trieste e Venezia, c'è il Marine Test Center Italo Monzino, dove si possono provare tutte le imbarcazioni Cranchi, 365 giorni l'anno, anche nelle festività. A proposito, oltre a questo 53 piedi, nella gamma Eco Trawler Long Distance, c'è anche un 43 piedi. Non perdetevi la nostra prova!